La prossima compagnia è la compagnia dei Mandrioi, che presentano in questa edizione il soggetto Il Bugiardello. Vedremo di che cosa si tratta. Intanto sentiamo un momento questa compagnia, che è stata fondata nel 1972 a 160 componenti, ex Brividi. All'origine sono caratterizzati da pochi fondi e hanno a disposizione, non sono i soli, di ottime capacità carnevalesche. Le poche pretese iniziali hanno permesso al gruppo di crescere in tutti i sensi senza troppi assilli. Quindi i Mandrioi presentano quest'anno il soggetto Il Bugiardello. Il Bugiardello naturalmente per tutti è il giornale locale che parla di varie cose. Qui abbiamo inquadrata la prima pagina: missilistica in disarmo, svendita totale. Eccolo, qui si parla di politica estera, c'è una svendita di armi tra USA e URSS. E secondo Il Bugiardello ciò succede anche in Ponte Rosso, in piazza Ponte Rosso. È una satira veramente eccezionale questa del Bugiardello: missilistica in disarmo, svendita totale, e dice un grande cartello che probabilmente avete visto inquadrato. Io non ho il monitor, quindi non posso vedere quello che state vedendo voi. Comunque la compagnia è animata molto, molto bene. Questo Bugiardello che sta facendo veramente strage qui, sono dei strilloni che lo stanno vendendo. Stanno vendendo delle armi in Ponte Rosso, una delle bancarelle di Ponte Rosso. Questo hanno voluto rappresentare i nostri amici della compagnia Mandrioi. Mandrioi, che deriva, il nome deriva da una Volkswagen con cui fecero il primo carro, sembra. Ecco, ormai tutto entra nella leggenda. E questo è appunto la bancarella di Ponte Rosso in cui vengono svenduti e da cui il nostro giornale, il giornale locale, Il Piccolo, vorrebbe trarre qualche notizia. La banda naturalmente vestita in maniera stampata, da carta stampata. Questa è la banda di Villesse, no Ruggero? Sì, si tratta della banda di Villesse, degli amici del vicino Isontino. Ed eccoci ora alla seconda pagina, alla pagina della politica interna. L'Arlecchino incaricato di formare un nuovo governo. Naturalmente l'Arlecchino è chiaramente un personaggio, una maschera molto volubile. Certo, hanno fatto bene proprio ad affidare ad Arlecchino queste notizie del Bugiardello. Naturalmente la pagina più importante è oggi apertura ai turisti del maxi complesso Marina Muia, e qui si rivolgono naturalmente satira politica, probabilmente, no? Satira politica locale, direi di più, perché qui proprio si sono puntate forse più gli strali di tutte le compagnie, no? E il Marina Muia è con turisti stranieri, turisti austriaci, turisti tedeschi, che vanno ad aprire un cancello dove si trova la prima pietra che resterà tale, dicono i mugesani. Penso prima e ultima, come hanno detto i mugesani, questo me l'hanno riferito, io non voglio far polemiche. Comunque questa Marina Muia, come si dice, è stato chiuso però il cancello ora, non so se l'hai visto. Il cancello viene chiuso e riaperto, ma dicono la prima pietra quasi è, quale resta, non cambia. E abbiamo ancora altre immagini. Dovrebbe essere, non so se avete visto il pacchetto Trieste, per chi lavora naturalmente, ho il primo impiego, questo è il pacchetto Trieste della compagnia Mandrioi. E qui c'è invece rappresentato, mentre vediamo in panoramica, vediamo una panoramica sul carro principale con il Bugiardello, naturalmente chi poteva essere Pinocchio, penso dedicato al direttore del Piccolo di Trieste. Ecco, e vediamo il carro grande, un Pinocchio che sta pescando in un mar de bale, come ci hanno detto. E sono dove vanno a pescare i giornalisti del Piccolo, vanno a pescare le notizie da scrivere sul giornale. In un grande mare, naturalmente, no?
ci sono degli squali che hanno una macchina fotografica, le notizie sono sempre fresche, come dice questo carro qui, questo Pinocchio che pesca le notizie, anche quelle dall'estero, dalla Russia e dall'America. Ecco, la compagnia sta chiudendo proprio il Bugiardello, dice finale di Coppa, Calcino, Triestina, Santos, Festival del Balletto alla Scalinata di Muggia. È molto interessante, la satira molto molto ben fatta, molto con gusto. Sembra proprio che la compagnia Mandrioi abbia voluto fare qualche cosa di molto simpatico, ritornando a quelli che erano forse i momenti più simpatici dei vari carnevali, sia di Trieste che di Muggia, e soprattutto di Muggia, quello di tornare a una satira locale molto 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 simpatica, in cui vediamo tanti spunti, non ultimo questo del Santos, che dovrebbe venire a giocare con la Triestina per la Coppa Mondiale dei Campioni, ma di calcetto, di calcio balilla, come volete chiamarlo. Ecco, li vedete in questo momento sui vostri teleschermi, siamo in meio, qui non si parla neanche di provincialità, si parla forse di campanilità, ma stanno giocando calcetto qua in mezzo. E si chiude quindi questo Bugiardello, si chiude con la pagina sportiva, no? La prossima compagnia che noi vedremo è la sesta in gara, e della compagnia Lampo. La compagnia Lampo presenta quest'anno Lampo for Africa. Ma qui abbiamo ancora le ultime pagine che devono essere un po' scogliacciate da prima, causa il vento e causa le altre cose. Un bugiardello strappato, ecco, strappato dal vento. Ecco, qui c'è una casa che viene offerta agli sposi di oggi, naturalmente. Economici allora adesso. Le ultime pagine, che una volta erano prima, dopo sono diventate dopo sono ritornate ai posti. Ecco, poi ci sono anche gli annunci necrologici. Eccolo che sono inquadrati in questo momento, e che noi li abbiamo dietro le spalle e non riusciamo a vedere, ogni tanto non riusciamo a vedere quello che è inquadrato, ci scuserete di questa telecronaca fatta così un po' alla rinfusa, direi, perché noi vediamo le cose prima, o voi le vedete prima, noi le vediamo dopo, insomma, nella nostra postazione. Comunque noi facciamo del nostro meglio per descrivervi se qualche particolare vi sta sfuggendo di questa sfilata, naturalmente. Se ve lo descriviamo prima o dopo, scusateci, ma ci divertiamo anche noi, e deve essere così, perché in fin dei conti anche questo è carnevale. Ecco, quindi vi dicevamo se permetti, Ruggero, c'è la satira dello sciopero dei necrologici, no? dei necropoli, anzi. Dei necropoli. E sembra che il piccolo sia morto a questo punto, ma nel frattempo vediamo nel monitor che invece sta passando il prossimo gruppo. Questi ancora fanno parte del Bugiardello ed è il funerale, uno dei necrologi, in cui c'era scritto il Bugiardello nato oggi, nato ieri, morto oggi. Ma speriamo di no, perché in fondo, in fin dei conti, anche il nostro Bugiardello è qualcosa che rimane nel tempo, è qualcosa nella nostra tradizione.